Però la Disney e la Pixar stanno facendo passi da gigante con l'LGBT, insomma, hanno fatto le tante gay nel live action della Bella e la Bestia, senza contare che Merida ed Elsa sono palesemente lesbiche. No, no, no! No. Prima di tutto, il modo in cui le tonte è stato rappresentato presenta lo stereotipo del gay degli anni Ottanta, ed infatti non sono l'unica ad averla trovata una rappresentazione abbastanza offensiva per la categoria. Vero, vero. Secondo, il fatto che un protagonista o una protagonista non trovino la loro metà della mela durante la narrazione dei loro film non significa che appartengano per forza all'altra sponda. Insomma, se incontrate uno vi dice che è single, mica capite questo. I'm gay. Ad ogni modo, sapete cosa? La Disney e la Pixar hanno già creato dei personaggi LGBT nei loro film d'animazione. Davvero? Sì, e alcuni anche ben prima che la cosa andasse di moda, solo che nessuno sembra se ne accorto. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale, in una nuova piccola top, dove vi mostrerò quattro personaggi LGBT Disney che nessuno sembra aver notato. Se l'argomento vi interessa, lasciatemi un pollice in su e continuate a guardare il video. Riley. Lei è sul gradino più basso perché la sua presunta bisessualità è forse quella che più è arrivata alle orecchie dello spettatore medio. Yes. Infatti, quando nel 2015 uscì Inside Out, furono in molti ad accorgersi di una particolarità. Riley era l'unica all'interno del film ad avere emozioni di sesso misto. Certo, è evidentemente più propensa verso i maschietti. Ma è anche vero che reagisce un po' troppo sopra le righe quando scopre che la sua amica frequenta un'altra ragazza. Oh, and we've got this new girl on the team. She's so cool. She did not just say that. A new girl? Meg has a new friend already? Hey, stay happy. We can pass the puck to each other without even looking. It's like mind reading. You like to read minds, Meg? And I got something what? For you to read wait, right wait, wait, wait. Here. Let's just be copper. What's that? Hear the affair? It's like I gotta go. What? I gotta go. Vero è che ognuno ha il suo modo di reagire e anche che Riley, a livello sentimentale, è ancora alle prime armi. Ma! Ad ogni modo, anche se gli autori hanno detto di aver reso alcune emozioni maschili per renderle più caratteristiche, non hanno mai ufficialmente smentito la presunta bisessualità della ragazza. Bleakley. L'alieno giallognolo, comparso nel primo Lilo e Stitch del 2002, è diventato sin da subito uno dei personaggi più iconici del brand. Maldestro, ansioso e con una vera e propria passione per gli abiti e le parrucche da donna. Are you jealous? Tanto che alla maggior parte degli umani che hanno a che fare con lui si presenta direttamente sotto forma di alter ego femminile. And I'm Auntie Bleakley. E so cosa starete pensando, ma è un alieno. Magari sul suo pianeta non esiste una differenza di genere. E invece mi permetto di smentire ciò, visto che sia nel film che nella serie ci vengono presentati membri della sua famiglia femmine, che come possiamo vedere hanno capelli ed abiti simili a quelli di una donna umana. Da questo possiamo capire non solo che sul pianeta di Plick esiste la differenza di genere, ma che questa è anche molto simile a quella terrestre. Elementare. I conti tornano. E poi siamo sinceri, a Plickly sembra piacere davvero molto spacciarsi come compagna di Jumba e viceversa. Boy. Hugo. Bene, benissimo, versa il vino e taglia il formaggio. La statua più rompi che sia mai stata ideata. Hugo, la cui prima apparizione è nel Gobbo di Notre Dame del 1996, è ricordato principalmente per due cose. Le continue battutacce fatte anche nei momenti meno opportuni. Tu vedi un mimo. E la sua cotta tremenda per Jalì, la capra di Esmeralda. Che visione leggiadra. Neanche quella con la gonna è male. Che però, in realtà, è un caprone. Aspetta, che? Come? Non ve ne eravate accorti? Tranquilli, è normale, visto che nel nostro doppiaggio ogni riferimento all'animale è al femminile. Certo, tu porti lei e io porto te. Ma se sentiamo quell'originale... Sure, you carry him, I carry you. E devo essere sincera, io ne sono venuta a conoscenza solo grazie ai video di Flame88 Tong, che non ha di certo bisogno della mia pubblicità, ma che comunque mi permetto di consigliarvi, perché i suoi video analisi sono veramente completi e ben fatti. 10 più! Tornando a noi, si potrebbe credere che questa sia l'ennesima gag tristissima sul gay buffo non ricambiato, se non fosse che solo 6 anni dopo, nel sequel, l'animale sembra rivalutare il suo pretendente. La cosa più bizzarra è che Jalì nel romanzo è femmina. Spectre. Ma che cazzo è? L'agente Spectre è un personaggio molto secondario di Homeworld del 2020.
Sono Spectre. E non è particolarmente rilevante nella storia, ma lo è per questa classifica. Infatti, questa ciclope è il primo vero e ufficiale personaggio omosessuale Disney Pixar. Ricordo ancora la sensazione di incredulità che ebbi dopo aver sentito per la prima volta questa frase. Non è facile essere un neogenitore. La figlia della mia compagna mi manda i pazzi. Non potevo credere alle mie orecchie. Ero stupita che non l'avessero censurata, come è successo in altri paesi. Certo, è un piccolo passo verso quello che potrebbe essere un protagonista LGBT, ma un grande passo per la normalizzazione nei film per famiglie di tutto ciò non sia 100% etero. Evviva, 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 evviva. E siamo giunti alla fine di questa classifica. Vi eravate accorti dell'orientamento sessuale di questi personaggi? Ne conoscete altri? Lasciatemelo scritto nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale ed attivare la campanella per nuovi video.